a tutti i panozzi di ieri e soprattutto di oggi, in particolar modo ai sostenitori della mia pagina ufficiale Paninaro di Facebook. Eccoci ritrovati al 26esimo appuntamento di Paninaro, dove dedico come di consueto parte della puntata al contenuto del fumetto mensile ricorrente. Oggi lo spazio è riservato all'albo Paninaro numero 26, pubblicato nel mese di febbraio del 1988. In copertina scorgiamo un Paninaro Doc che indossa uno smanicato della Scott, tipico modello di quegli anni, purtroppo mai più riprodotto da nessuna azienda. All'interno la storia si intitola Lucologia? Blah! Troviamo successivamente nelle primissime pagine uno spazio dedicato alla linea Chambers, con bellissime felpe, giubbotti e cinture. Vediamo in seguito il pan look con nuovi e storici brand come Chambers, Trapper, Trussardi e Levi's. Copriamo l'attesissimo e ormai apprezzatissimo spazio riservato ai paninari di una città d'Italia presa campione. In questo mese i riflettori sono puntati sui paninari di Trento e Bolzano, con il ritrovo in Piazza Walter, le disco più giuste, la tipica giornata del panozzo e le scuole più rinomate, tra cui il liceo classico Carducci e lo scientifico Battisti. A seguire scopriamo il panino oroscopo e la panino posta e l'interessantissimo angolo commerciale denominato panino market, dove troviamo chi vende le Timberland, chi cerca la postina della Nai Oleari o chi addirittura propone la Zumba. Sul finire dell'albo troviamo la panino parade, dove al primo posto c'era Terrestre and Darby, seguito dagli ormai storici Bros con il loro primo grande singolo di successo When Will I Be Famous. E per chiudere la pagina dedicata alla panino news, dove ahimè arriva Giovanotti che a parer mio segna la fine del movimento paninaro. Eccoci giunti a una nuova rubrica inerente al mondo paninaro. Oggi voglio parlarvi di un tema sinora mai affrontato, ovvero i profumi da manici. Con il passare del tempo il ruolo del profumo si è profondamente evoluto. Un tempo una donna sceglieva un profumo da ragazza e lo teneva pressoché tutta la vita, così come l'uomo si accontentava di un dopo barba che desse una sensazione di freschezza, ma proprio negli anni 80 qualcosa cambiò. Il paninaro iniziò a vedere il profumo come un complemento indispensabile al suo stile, un accessorio invisibile da cambiare spesso e da intonare i vestiti piuttosto che all'umore. Ma i galli italiani quali profumi utilizzavano negli anni 80? Una delle tante fragranze è l'essenza che donava Hugo Boss, tutt'oggi presente nel mercato, speziata, molto maschile, adatta ai veri galli, un passo avanti insomma, per chi portava le Sebago quando ancora tutti gli altri erano rimasti fermi alle Nike. Per chi desiderava invece un aroma più sportivo c'era Polo, un profumo tutt'oggi di classe creato da Ralph Lauren, una fragranza molto dinamica e rambosa, sempre alla ricerca di un tocco di distinzione. Il nome non a caso faceva riferimento al gioco del polo, uno sport duro e allo stesso tempo di classe. Ricordiamo le bellissime confezioni raffinatissime di color verde ed oro, a cui il gallo si lasciava tentare. Come non ricordare Dracar Noir, un profumo senza tempo ancora presente, uno dei più amati dalla stirpe paninara, un aroma inconfondibile per una linea che soddisfava anche i più esigenti, un vero mito indistruttibile come le Timberland. Un classico negli anni 80 ed ancora oggi era Lacoste, famoso per le celebri polo colorate, da sempre indizio di stile, il mitico profumo con il coccodrillo, dai toni freschi e giovani, era adatto anche ai paninaretti più giovani, diciamo che era un profumo non troppo forte. Un altro classico caduto nel dimenticatoio, che tutt'oggi è ancora in vendita, era Gianmarco Venturi. Una fragranza aspra e allo stesso tempo floreale, perfetta per chi desiderava distinguersi con un profumo persistente e personale, dinamico e intraprendente. Insomma, era un profumo da indossare con grinta, come un paio di Durango. Infine voglio ricordare Arrogance, per il manico che voleva sentirsi un gradino più in su. Una linea super completa dedicata soprattutto al panozzo che amava lo stile più classico e che si faceva tentare spesso da un look tendenzialmente più da yuppies che da paninaro. Altri profumi da ricordare non meno degni di nota al cospetto dei precedenti sono Azzarò, Trussardi da menzionare per lui e per lei, in bottiglietta nera e bottiglietta bianca. Menziono anche Nino Cerruti e infine Roquefort. Siamo anche oggi giunti al termine di questo 26esimo appuntamento di Paninaro. Sperando che questa nuova stagione sia sempre più ricca di nobili e interessanti rubriche, vi rinnovo l'invito a seguirmi costantemente su Facebook, alla mia pagina Paninaro, dove ogni giorno potrete curiosare post e foto dedicate alle news del mondo paninaro. Iscrivetevi al mio canale di YouTube Bircide. Un cordiale e sereno saluto a tutti i galli d'Italia e a quelli sparsi nel mondo. Bye Bircide, let's go stragallosi! Pump up the volume. Pump up the volume. Pump up the volume.
volume, pump up the volume, dance.